Buon pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In primo piano da oggi alle 14 e fino al 18 aprile in Puglia sarà possibile per i nati nel 1950 e 51, parliamo quindi di settantenni e settantunenni, aderire alla campagna vaccinale. Con questa fascia di età si chiude la prima fase di adesione, il secondo step sarà invece riservato ai pugliesi tra i 69 e i 70 anni. Intanto il Policlinico di Bari fa sapere che sono stati attivati ulteriori 14 posti letto di rianimazione Covid all'interno della struttura per la maxi emergenza nella Fiera del Levante. Sale così a 90 il numero di letti di terapia intensiva destinati ai pazienti Covid positivi messi a disposizione dell'azienda ospedaliera universitaria di Bari nei due plessi, ospedale policlinico e struttura in fiera. E cambiamo decisamente argomento. Da domani, lo sapete, si torna sui banchi di scuola, ma gli istituti brancolano ancora nel buio sul numero dei ragazzi che saranno in presenza. Vediamo. Le scuole del capoluogo pugliese brancolano nel buio. Ad oggi non c'è ancora nessuna contezza sui numeri di ragazzi che rimarranno a casa, seguendo le lezioni dunque in DID, e quelli che invece da domani sceglieranno la presenza. La verità è che sul tema permane la solita spaccatura e che non tutti gli istituti stanno procedendo nello stesso modo. In serata avremo qualche dato, commenta la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Iapigia 1 Verga, Patrizia Rossini. Resta in ogni caso sospeso il servizio mensa. È proprio questa mancanza di dati, che non consente ai dirigenti una preventiva organizzazione degli istituti, ha spinto alcuni di loro a emanare circolari in cui si suggerisce ai genitori di proseguire con la modalità a distanza fino al prossimo venerdì 9 aprile, con un eventuale ritorno in classe dei ragazzi a partire dal successivo lunedì 12. Intanto, sull'ultima ordinanza regionale che consente ancora una volta la scelta ai genitori, interviene l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. Non nascondiamoci dietro un dito, i dati noti del contagio nelle scuole, in possesso nostro, così come dell'Istituto Superiore di Sanità, ci dicono che gli operatori scolastici prima del vaccino si contagiavano più di altre categorie perché entravano in contatto con ragazzi asintomatici. Poiché i bambini non possono essere vaccinati, il problema persiste. Nessuno intende sminuire, continua l'assessore, gli enormi sforzi che tutto il mondo della scuola ha fatto per garantire le lezioni in presenza, ma il virus circola. Dunque, conclude, intendiamo offrire una tutela alle famiglie che vorranno usufruire della didattica a distanza e contemporaneamente cerchiamo di frenare la circolazione del Covid. Puntuale arriva l'ordinanza regionale che si fa beffa del decreto del governo che fa tornare i ragazzi fino alla prima media in presenza da domani. Lo dichiara Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito dell'ordinanza emanata dalla Regione Puglia. Il presidente della Regione, prosegue la nota, nella sua azione firma un'ordinanza che prescrive la possibilità di didattica a distanza per tutti. Lo avevamo detto, inserire nel decreto una deroga, anche se motivata, anche se suffragata da dati scientifici, sarebbe stata utilizzata dai soliti noti. Ecco i risultati. E andiamo avanti, torniamo invece sulla protesta di ambulanti e fieristi questa mattina. In partenza dalle rispettive aree mercatali si sono dati appuntamento in piazzale Lo Russo per chiedere dei cambiamenti. Ci colleghiamo con la nostra Barbara Cirillo. Sì, buon pomeriggio Serena, siamo qui in piazzale Lo Russo, sembra un giovedì mattina, il giovedì dedicato, giornata dedicata proprio al mercato in questo quartiere di Bari, però in realtà oggi è una protesta silenziosa in realtà degli ambulanti baresi che chiedono soltanto di lavorare. Non ci sono ristori, non ci sono aiuti dal governo, in compenso sono costretti comunque a pagare le tasse. Una protesta questa autorizzata a differenza di quella della settimana scorsa e come potete vedere davvero molto molto silenziosa. Si sono riuniti con un'unica richiesta, appunto quella di poter lavorare. Noi abbiamo raccolto diverse voci di ambulanti ma anche di sindacati che si sono stretti ovviamente intorno ai loro colleghi. Discriminazione, si parla anche di questo, i negozi sono aperti. Noi invece siamo costretti da un mese a star chiusi.
Sì, la nostra protesta è silenziosa, ma vuole fare eco nelle istituzioni. Noi col nostro silenzio vogliamo gridare la nostra protesta. Siamo ambulanti, senza soldi e senza lavorare. Il nostro dovere lo facciamo, però i nostri diritti non li abbiamo mai, come al solito. Questa è una categoria proprio non riconosciuta. Allora io vi dico, se noi non dobbiamo essere riconosciuti, perché ci fate ancora continuare a pagare le tasse? Già che la mattina ti alzi e metti 30-40 euro di gasolio nel furgone e paghi i posteggi, già hai preparato il letto per il governo. Noi abbiamo avuto solo un indennizzo di 600 euro in 2 mesi soltanto dell'anno scorso. Stiamo morendo, stiamo alla fame, ci abbiamo tutte le famiglie con i figli, dobbiamo pagare spese di mercato e spese di casa. Rosa, quindi affitto, mutui, bollette, garage e anche i commercialisti, le bollette non aspettano. Si possono anche togliere loro qualche cosa sullo stipendio come ha fatto il Vaticano. E abbiamo un altro problema da affrontare, rifare tutta la merce estiva senza soldi, senza liquidità. Che poi i prodotti di prima necessità, cosa sono? Se andiamo a vedere ci sono le sigarette, c'è la sigaretta che è un prodotto che nuoce gravemente alla salute, è un prodotto di prima necessità. Vogliamo soltanto una data per poter lavorare. In giro ci sono tante attività aperte, mentre la nostra per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento e per quanto riguarda la categoria dei commercianti, dei venditori ambulanti, discriminati. La gente è in giro, basta una tuta, una scarpa da ginnastica per poter fare che cavolo si vuole. Fermarci non è che ferma il Covid, la pandemia sta andando ugualmente avanti, quindi ci faremo sentire con le dovute cautele, con il dovuto rispetto delle regole, ma ci sentiranno. E la pandemia non deve però far dimenticare chi in queste ore sta lottando contro il tumore al seno. La Breast Care Unit del Policlinico di Bari ha così attivato una linea diretta con le sue pazienti. Vediamo. Un aiuto a distanza resosi indispensabile data la pandemia, eppure necessario per chi combatte contro il cancro al seno, la Breast Care Unit del Policlinico, che segue le donne affette da carcinoma mammario, ha deciso di mettere a loro disposizione uno sportello d'ascolto per sopperire alla mancanza degli incontri settimanali e di gruppo del giovedì. Il numero 366-345-6317 è attivo dal martedì al giovedì dalle 10 alle 13. E abbiamo fatto un modo di poterle tutelare nonostante purtroppo la pandemia, e quindi non solo pensare ai pazienti Covid ma anche alle pazienti oncologiche. Uno sportello nato grazie ad una raccolta fondi di diversi sponsor e associazioni per un evento che si sarebbe dovuto tenere in occasione dell'8 marzo dello scorso anno. Non potendolo mettere in atto, la Breast Care Unit ha deciso così di investire nello sportello d'ascolto e anche in supporti tecnologici per avviare percorsi di telemedicina con pazienti e familiari. Le diagnosi di carcinoma mammario non si sono fermate purtroppo. Noi abbiamo attivi dei percorsi psicologici di supporto che vanno sin dal momento della diagnosi fino al momento delle cure, quindi facciamo dei pre e post operatori in regime di degenza presso le chirurgie. Abbiamo attivato in vista della pandemia dei percorsi di psicoterapia attraverso la telemedicina, in modo che comunque non perdiamo il contatto con il paziente. Cura del cancro, ma anche e soprattutto prevenzione, che non deve essere trascurata nemmeno con la pandemia. Voglio lanciare questo messaggio: oggi ci si può salvare grazie alla prevenzione, perché la mortalità si è abbassata tantissimo, troviamo molte più lesioni ma di piccole dimensioni. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it ci colleghiamo con il nostro Tiziano Tridente. Bentrovato Tiziano. Eccoci, buon pomeriggio Serena. Parliamo di controlli anti-Covid svolti dalle forze dell'ordine nel weekend di Pasqua e nella giornata di Pasquetta. Bene, a Bari e provincia sono state fermate 9.767 persone, 464 sono state quelle sanzionate. Di queste, quasi la metà, 203, a Pasquetta. Negli stessi 3 giorni sono state controllate anche 312 attività e per 10 titolari sono scattate le sanzioni. Una persona poi, positiva al Covid, il giorno di Pasqua è stata denunciata per epidemia colposa per aver violato l'isolamento obbligatorio. A te. E grazie al nostro Tiziano Tridente, noi siamo giunti alla rubrica dell'area metropolitana.
Disorganizzazione ad Altamura per le vaccinazioni dei familiari e dei caregiver con i pazienti affetti da disabilità. Vediamo. Caos ad Altamura, più precisamente in Piazza De Napoli, nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Si sono creati grandi assembramenti per la vaccinazione dei familiari o degli accompagnatori dei pazienti con disabilità di età inferiore ai 16 anni. Oltre a creare un gran numero di assembramenti, sono tanti i concittadini altamurani delusi e amareggiati per la disfunzione del sistema. Un sistema che non è riuscito ad accontentare tutti, ma solo i più veloci, poiché fin da subito la possibilità di vaccino disponibili sono terminate. Così, dopo ore di fila, più della metà dei convocati è stata invitata a tornare alle proprie case senza vaccino. Tanta la disorganizzazione, lo smarrimento e soprattutto la rassegnazione dei cittadini sui social. Inoltre, restano scoperti fragilissimi, molti dei quali non ancora vaccinati. Spetterà infatti ai medici di famiglia farlo, mentre i cittadini chiedono che per questioni delicate come queste siano date giuste e tempestive indicazioni, perché purtroppo il virus colpisce sempre. È linea dura del sindaco di Alberobello, che dispone una proroga delle ulteriori restrizioni fino al prossimo 13 aprile. Regalo di Pasqua della ASL di Bari a numerosi comuni del sud-est barese alle prese con la campagna di vaccinazione anti-Covid. Notizia infatti del fine settimana, il via libera del direttore generale Sangue Dolce all'allestimento di hub per l'inoculazione di massa del siero, dopo che diversi sindaci avevano dato disponibilità di strutture comunali. Un iter che non ha risparmiato anche qualche polemica sollevata giovedì scorso in conferenza stampa congiunta dai primi cittadini di Gioia del Colle, Turi, Casa Massima e Sant'Eramo, che contestavano alla ASL la mancanza di coinvolgimento e di garbo istituzionale per la scelta del comune di San Michele come centro vaccinale del distretto. Poi la schiarita di Pasqua. Nei prossimi giorni, infatti, cittadini fragili e tra i 16 e i 60 anni potranno ricevere le dosi del siero anti-Covid nelle strutture comunali di Turi, Noci, Conversano e Gioia del Colle, ma anche presso la Pala Valli d'Itria di Castellana Grotte e dal 12 aprile anche presso il centro polivalente d'aprile di Polignano a Mare. E noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. Meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Official Bank SSC Bari. Buona giornata da Nico Schiodetto. Situazione per mercoledì con venti freddi di tramontana e grecale, spazzare lo stivale. Ancora in mattinata e durante il pomeriggio qualche fenomeno al sud, sul medio-basso Adriatico, nevoso a quote basse di bassa montagna sull'Appennino. Meglio al centro-nord e sulla Sardegna, torna un po' di sole, torna il bel tempo, ma con temperature basse, minime prossime allo zero anche in pianura padana, massime contenute, siamo con valori sotto le medie del periodo. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Official Bank SSC Bari.